Sono del 43, sono nato in tempo di guerra. Un documentario emozionante, ricco di voci e riflessioni, che si prefigge un compito di grande valore: salvare la memoria storica di una generazione quasi completamente scomparsa a causa del Covid-19. Questo è il documentario Vita, realizzato da Giorgia Colli e Matteo Raffaelli, con la collaborazione dell'Istituto Luce e Sostegno della provincia di Bergamo, della Fondazione Istituti Educativi Bergamo e della FAP ACLI, Federazione Anziani e Pensionati, presentato in anteprima presso il Palazzo della provincia di Bergamo. Allora la vita era, non che era bella, era più semplice, ecco. Siamo ritornati dalla Francia nel 41, perché i tedeschi ci hanno obbligato che le famiglie italiane dovessero ritornare in Italia. Avevamo un cortile immenso, stanze sopra stanze, che in tempo di guerra ce le hanno anche requisite. Ecologia rurale, nido di rondini. Mio padre ha fatto la quarta elementare a Costa Volpino. Mio nonno lavorava lì tassiere tra tutti e tre. Mi ha passato 105 anni là. Invece in quella cascina là dove siamo nati là, che siamo stati là, no, c'erano due camerette. Si dormiva sette fratelli insieme e i genitori in quell'altra. Gli autori in fase di ideazione del documentario hanno pensato di poter contribuire alla salvaguardia della memoria storica delle generazioni più anziane, registrando i loro racconti.